Intervista migliore in campo Pistone dei Martorelli di Wind che hanno vinto contro gli Ascozzi e accedono alle fasi finali. Guarda questo primo piano. No, vabbè, no, ma quello è perché c'ho lo zoom troppo lontano. Massimo, quindi, Massimo, la famiglia Pistone. Pistone, com'è andato l'incontro? Bene. Bene. Anche se volevo far segnare il mio amico con il mio assist, però... però senti, visto, ho visto due gol che hai fatto alle Beach, stupendi. Specialmente il secondo, mi piaceva tantissimo. Faccio tu ti intendi, capito? Io vabbè, faccio fatica a competere quello che ho fatto. Senti, visto, quali sono le prospettive? Cosa ne pensi? Cosa mi ha lasciato perdere contro il cugino? Cioè, io non l'ho mai fatto. Wow. Carlo Abate, quello è il mio allievo, capito, Carlo? Vabbè, comunque quest'anno vinciamo il torneo. L'anno scorso siamo andati alla finale, abbiamo perso, quest'anno vinciamo. Avete vinto anche contro il Real Pacino. Grande ritorno della finale. Il sorteggio può essere che esco contro mio cugino e batterò anche lui. Una sfida infamile. Se proprio due gocce d'acqua, guarda, occhi azzurri tutte e due, biondi tutte e due. Tutte e due belli, però, tutte e due sempre belli. Sempre belli, sempre belli. Comunque, Pistone, vuoi fare qualche ringraziamento a parte tuo cugino? No, alla mia squadra, al portiere che l'abbiamo inventato. Abbiamo disegnato, è finto, guardate. Alfonso! Alfonso! Alfonso è scozzese, che nazionale dai? È inglese, sei inglese, complimenti. Fallo alla fine. Edimburgo, dai, di un po' l'accento tuo oxfordiano qual è? Scotland. Ha avuto un fallo poverino all'ultimo, lo stavano uccidendo. Complimenti ragazzi, bravi, bocca al lupo per tutto.